Un asse per il rilancio economico e il sostegno delle attività produttive colpite dallo stop conseguente al coronavirus. L'intesa è stata messa nero su bianco questa mattina in provincia in un protocollo tra la provincia di Pesaro Urbino ed i comuni di Pesaro, Fano ed Urbino, nonché per tutti i comuni che aderiranno al patto, che si impegnano così di fatto ad avviare percorsi di coprogettazione per assistere e supportare i partner ad accedere a finanziamenti sulla base delle risorse disponibili a livello comunitario e regionale. Oggi è una giornata importante, abbiamo stipulato questo protocollo, ma il suo significato principale è quello che questo territorio sta dimostrando che sa lavorare in modo coeso, sa dialogare tra pubblico e privato, perché o abbiamo la capacità di lavorare in squadra mettendo tutte le energie insieme per affrontare queste sfide difficilissime, o altrimenti non riusciremo ad ottenere obiettivi e risultati. Come tutti i protocolli danno degli indirizzi importanti, siamo consapevoli che devono essere integrati con altre azioni strada facendo. Ma l'importante è già oggi essere partito con alcune indicazioni di carattere generale e alcune azioni ben mirate. È chiaro che fondamentale diventerà il decreto economia che il governo dovrà stipulare, la quale si inseriranno ulteriori azioni delle regioni anche su indicazioni dei territori, e questi tavoli sono stati fondamentali anche per dare indicazioni su misure e azioni che sono necessarie per dare risposte a quelli che sono i bisogni del territorio. Tra le azioni alla base dell'intesa c'è l'agevolazione per l'accesso ai fondi di garanzie fideiussoria per il credito e il microcredito. Questo parallelamente allo sviluppo di accordi specifici con istituti di credito e assicurativi per garantire la massima flessibilità e condizioni economiche vantaggiose per le varie forme di finanziamento. Inoltre, flessibilità per accesso diretto ai fondi pubblici attraverso specifici bandi finanziati dal disimpegno automatico dei fondi europei relativi, veicolazione in metodologia smart, in sinergia con la regione, degli strumenti finanziari attualmente esistenti attraverso bandi dedicati al rilancio economico occupazionale del territorio. La politica però ha ascoltato gli enti in una logica di resilienza economica e sociale. Dopo l'importante lavoro svolto a livello cittadino con tutte le associazioni di categoria, con il comparto economico che è confluito nel documento Uniti si vince, oggi si concretizza anche la firma di un protocollo d'intesa a livello provinciale con tutti i comuni, con la provincia di Pesaro Urbino, con le banche, con le parti sociali, perché vogliamo dare forte concretezza a questo lavoro. Ci troviamo a un bivio e dobbiamo dare delle forti risposte.